Bene ritrovati, ben ritrovati sul Festival del Futuro 2020. Eh, Enrico Sassuna ha chiuso la precedente sessione rimarcando la cifra del Festival del Futuro competenza. Oggi siamo a parlare di un tema molto dibattuto, che è quello del 5G, che è un tema eh, chiave, fondamentale. In qualsiasi prospettiva di innovazione e di sviluppo, perché sappiamo quanto pervasiva potrà essere questa, questa tecnologia. E ne parliamo con una persona estremamente competente ed è eh, Sabrina Baggioni, che è il eh, director del programma di Vodafone 5G. E abbiamo già Sabrina Bagioni collegata, la vedo, è un tema, il 5G eh, diciamo, molto noto, è forse una delle sigle nella storia dell'umanità più note e anche più controversa, sappiamo che è stata oggetto diciamo, anche di un'enorme quantità di fake news. Proprio ieri Le Monde è uscita con un articolo che ha diciamo, censito tutte le cose che si sono dette sul 5G dicendo se erano, facendo diciamo, un fact-checking dicendo quali erano vere e quali erano false. Le potete trovare diciamo, riportate anche sulla stampa italiana oggi. E quindi, Sappiamo quanto è importante il 5G ma alla fine ne sappiamo ancora poco e eh, siamo qua per eh, capirne meglio la, diciamo, le dimensioni e lo sviluppo e capire come effettivamente cambierà la nostra vita. Quindi ringrazio subito Sabrina Baggioni che è qua con noi. Buongiorno e benvenuta Grazie a Terzo del a Futuro. Voi. Buongiorno, e, buongiorno a voi. Bene, la, la prima domanda che le volevo rivolgere è appunto re, relativa al tempo. Noi siamo al Festival del Futuro, quindi guardiamo avanti, ma in realtà il 5G è qualcosa che già esiste. È così? Sì, sì, assolutamente. In realtà, eh, personalmente, nell'ambito nell della sperimentazione 5G eh, noi lavoriamo con uh, la nuova generazione tecnologica da tre anni quindi il 5G es esiste direi dall'inizio del 2018 eh, con i primi apparati, eh, è diventata realtà commerciale anno scorso a giugno, eh, il 5 giugno abbiamo primi operatori in Italia, abbiamo lanciato il 5G che vuol dire abbiamo reso possibile per eh, un utente finale che eh, a giugno di anno scorso avesse comprato un uh, terminale, uno uh, smartphone 5G nelle cinque città dove il servizio è attivo, eh, già dall'anno scorso avrebbe potuto eh, avere un'esperienza, provare con mano la performance del 5G. Quindi è un servizio attivo ormai da un anno eh, e nel corso di questi 12 mesi abbiamo visto anche crescere il numero di eh, terminali disponibili ormai sul mercato, ci sono eh, terminali, cioè smartphone, di tutte le principali eh, case costruttrici. Chiaramente, il 5G che può essere sperimentato oggi da chi, ehm, chi si dota di uno smartphone eh, 5G è eh, solo una parte del... Del più grande, della più grande trasformazione tecnologica che 5G consentirà. Quindi si parla spessissimo e 5G viene associato a una maggiore velocità, a tanta velocità in più. Eh, le cifre di eh, riferimento parlano di superare 10 gigabit al secondo, che è una velocità neanche concepibile in questo momento dal punto di vista di esperienza, non abbiamo un'esperienza del genere né sul mondo del mobile, de sui cellulari, né sul mondo della fibra. Uh, con, uh, con performance ovviamente che sono molto uh, inferiori oggi. Uh, stiamo parlando di un ordine di grandezza di performance superiori che il 5G ci farà sperimentare, ma uh, quello che anche, anche ci trovassimo in queste condizioni e uh, la tecnologia oggi in realtà uh, non, ha, non usa ancora tutto. Tutta, tutte le bande, tutti gli spettri di frequenze che, eh, che porteranno a, a questi 10 gigabit al secondo. Quindi usandone una sola eh, e non avendo ancora accesso agli altri, la velocità oggi che noi sperimentiamo tutti i giorni è una media di 4, 5, 6 volte più alta di quella del 4G. Ma di fatto consente di fare più velocemente quello che eh, facciamo sui nostri eh, smartphone oggi. Quindi non ci sono ritardi, non c'è Clessidra, si riesce a fare download e streaming molto velocemente perché questa è la caratteristica di velocità di trasferimento dati che il 5G ci dà. Ma dicevo, questo è solo. Solo un primissimo e eh, uno dei tanti grandi benefici che il 5G porterà. La vera rivoluzione quando si parla di straordinarietà della, di questa nuova generazione tecnologica, in realtà non è solo nella velocità di un download o di uno streaming sul nostro smartphone, ma è proprio impatto sul sistema che le altre caratteristiche del 5G messe insieme alla velocità eh, cons eh, consentiranno di, di, di utilizzare. Faccio una piccolissima eh, parentesi di tipo eh, didascalico proprio per parlare di queste altre caratteristiche. La prima eh, associata in modo, eh, in modo mh, continuo al 5G e che avrà un'importanza enorme è quella della latenza. Si parla di Ultra low, quindi bassissima latenza al millisecondo: 5, 6, 1, 2 millisecondi, che vuol dire eh, avere risposta immediata in tempo reale a qualsiasi. Uh, input, cioè un sensore che rileva una temperatura in modo uh, istantaneo uh, riporterà, grazie agli algoritmi che vengono utilizzati, il risultato, un allarme piuttosto che una modifica a un processo. Il, uh, il feedback uh, visivo di ritorno da un movimento della testa de all'interno di un visore di realtà virtuale mi ritornerà istantaneamente quel cambiamento di prospettiva e quindi azzererà uh, la Zera il fastidio che eh, normalmente si prova proprio a mettersi un visore di realtà virtuale quando non hai questo tipo di latenza sottostante. Ecco, la latenza in sé. È uno degli elementi che porteranno eh, maggiore impatto su tutto il mondo eh, industriale e di sistema. Si pensi alle auto eh, con guida assistita. Se non avessimo, se non potessimo beneficiare di una latenza così bassa, non potremmo affidare a un sistema automatico che riceve il segnale di un'auto che si sta avvicinando a un incrocio cieco che noi non possiamo, su cui noi non possiamo reagire, non potremmo affidare alla connessione fra i veicoli. La frenata um, per evitare la collisione. Quindi la latenza è veramente uno degli elementi più importanti eh, e più differenzianti che il 5G consentirà di portare a livello di eh, sistema e industria. I tempi. Per vederla in campo, in realtà proprio la latenza è l'elemento del 5G con cui io sto lavorando, noi stiamo lavorando oramai da un anno e mezzo a latenze che girano fra i 6 e i 7 millisecondi, quindi in realtà è già, eh, è già eh, altamente eh, performante in termini tecnologici. Quello che ancora eh, manca, che fa sì che appunto il veicolo connesso autonomo o verso la, la, la guida autonoma, quindi più in guida assistita, piuttosto che eh, la, la realtà appunto aumentata, utilizzata in ambito non soltanto ludico turistico, ma anche medico, per esempio, per condividere, eh, condividere eh, immagini eh, di, su cui si sta operando di concerto fra eh, tecnici. O medici in different location per far sì che tutto ciò diventi realtà, chiaramente c'è un tema di ecosistema da, ehm, da indirizzare. Non si può pensare di lavorare eh, con alta banda e quindi immagini in altissima definizione piuttosto che in latenza bassissima con il supporto di una rete estremamente affidabile se però di concerto non lavori su tutto ciò che deve far sì che questa tecnologia eh, arrivi all'utente all finale quindi eh, le infrastrutture circostanti in cui i veicoli eh, devono, devono effettivamente dialogare fra loro loro, la regolamentazione eh, ci sono tematiche anche etiche che devono essere ehm, indirizzate per portare alcune di queste innovazioni tecnologiche in campo, eh, nonché modelli di business. Il 5G, con questo tipo di innovazioni, aprirà e sta aprendo una serie di domande sui ruoli relativi dei vari eh, attori eh, de delle, delle, delle filiere. E quindi, cioè, ci sono temi di sistema che per vedere in campo alcune delle innovazioni più importanti e più, eh, più dirompenti rispetto al futuro devono essere indirizzate non soltanto la tecnologia. Oggi noi abbiamo un pubblico di tanti imprenditori che ci seguono, il nostro diciamo, tessuto e anche la, un po la, il bacino d'origine del Festival del futuro è proprio quello delle imprese. Lei citava l'ecosistema e quindi sicuramente il tema è molto rilevante quando pensiamo a questa tecnologia applicata al mondo delle imprese. In che cosa può cambiare sia la produzione sia il mondo del retail? Per esempio Internet of Things, ci ha, abbiamo capito, può avere un impatto molto importante sul, sul, sul mondo retail. Ecco, il mondo della, delle imprese, il mondo, eh, il mondo che, che vede l'imprenditore al centro di decisioni su eh, efficienza, produttività, innovazione, un livello di servizio nuovo, esperienze eh, più immersive per i propri clienti, è quello che invece, anche facendo riferimento alla domanda precedente, cioè sul tempo, eh, può vedersi, può vedere in campo l'innovazione um, uh, portata dal 5G. Perché qua gli elementi di sistema sono di fatto controllati, sono più discrezionali, sono scelta dell'imprenditore e possono effettivamente, eh, lavorando di concerto per uh, disegnare le soluzioni secondo il bisogno specifico dell'azienda, eh, possono vedersi tradurre in realtà già oggi. Qui gli ambiti sono molto ampi e molto diversi. Cito, cito vi, vi, vi racconto per renderlo molto chiaro e concreto. Vi dico molto brevemente che noi nell'arco degli ultimi due anni e mezzo abbiamo lavorato su, eh, su tutti i settori industriali e di servizio e abbiamo realizzato una cinquantina di eh, progetti che si basano su 5G, che usano quindi la banda estremamente alta per, uh, per lo scambio di immagini in alta definizione e il lavoro congiunto e con visualizzazione in alta definizione, la latenza bassissima e eh, l'affidabilità della, della, della rete. Eh, tra questi ci sono anche Ambiti di tipo che hanno impatto sulla manifattura, eh, sul retail, sulla logistica, sulla sicurezza. Eh, e per far capire di che cosa parliamo, nell'ambito eh, in più industriale, eh, uno della, una delle applicazioni del 5G sarà quella di portare a un a far fare un salto in avanti al mondo, appunto, dell'IoT, della dell'Internet of Things, che può essere implementata già oggi assolutamente con le tecnologie esistenti, ma grazie al 5G. Avrà un duplice, eh, farà un duplice salto in avanti. Da una parte potrà essere implementata anche in quelle situazioni dove Portare fibra o portare eh, altre tipologie di infrastruttura richiede tempi o eh, interventi che rallentano eh, l'introduzione di queste innovazioni o, eh, o che proprio non sono fattibili perché stiamo parlando, a noi è capitato di lavorare per esempio con edifici protetti eh, da belle arti dove fai molta fatica a portare tecnologie così invasive, mentre col 5G ah, si acquisisce una flessibilità e una velocità di implementazione delle. Soluzioni um, uh, elevata. In più, Quel tempo reale, quel millisecondo di cui parlavo, con sistemi di intelligenza artificiale che usano le informazioni eh, che arrivano dagli impianti, possono fornire integrazioni e quindi fare manutenzione pre preventiva, predittiva, eh, modifiche alla catena di montaggio piuttosto che di assemblaggio ehm, in, in, in tempo reale per gestire in modo eh, più eh, produttivo la catena, eh, la catena stessa. C'è un'altra un tipologia. Di, di soluzioni che il 5G consentirà di realizzare per certe, eh, certi ambiti, che è quello della eh, robotica collaborativa. In molte, eh, in molte mh, aziende manifatturiere si lavora a, a compartimenti stagni, diciamo, fra gli interventi fatti lungo la catena da eh, robot eh, che, hanno, mh, che hanno spesso quando devono intervenire su materiali pesanti lame laser che possono essere pericolosi per uh, l'uomo eh, in sequenza quindi prima o dopo all'intervento dell'operatore uh, specializzato umano e con il 5g quella latenza bassissima eh, quel millisecondo di reazione si traduce nella, nella possibilità di lavorare fra uomo e macchina in modo coordinato, perché l'interpretazione che l'intelligenza, ehm, che il 5G a, aumenta della, del robot, di vedere e reagire istantaneamente a dove si allunga la mano dell'operatore o al pezzo che viene preso della, della catena eh, de, delle attività, fa sì che il robot diventi eh, innanzitutto perda la pericolosità perché non avrà più eh, quella quella programmata sequenza di attività ma si comporta eh, in funzione eh, del, del comportamento dell'operatore e dall'altra aggiunge flessibilità proprio alle attività eh, svolte perché il robot di nuovo non andrà in sequenza programmata ma eh, si, comporta, si comporta noi l'abbiamo eh, effettivamente realizzato insieme a, a, a uno dei nostri partner della sperimentazione ABB con un loro eh, robot lo abbiamo eh, reso in in grado di modificare il proprio comportamento rispetto al, a quanto effettuato dall'operatore. Questo nel mondo manifatturiero. Il mondo retail, grazie al 5G, avrà due, io credo avrà due, due a ah, oggi già due eh, possibili eh, applicazioni del 5G molto importanti. Uno ehm, all'interno del punto vendita. Eh, pe, nelle mani della, degli addetti al punto vendita, si, po, si può immaginare una specie di eh, estensione fornita dagli addetti al punto vendita eh, dell'esperienza eh, uh, dell del cliente che entra eh, nell'area nel, nell eh, del negozio. Perché? Strumenti quali in realtà aumentata da smartphone e tablet eh, 5G eh, che, che rendono possibile come come di vedere oltre quello che veramente si trova fisicamente nel negozio, sovrapponendo realtà eh, che non sono solo un cambio di colore del vestito che si sta provando, ma proprio eh, un, un, una, una realtà che compare eh, fisicamente collocata all'interno del negozio, quindi un oggetto che non c'è, ma che magari non, non è disponibile in magazzino, ma esiste, può essere ordinato immediatamente, consentirà all'addetto all del negozio di... Uh, espandere le mura uh, del, uh, di quel punto vendita per offrire un'esperienza, un accesso a, uh, a, um, ai prodotti più ampia di quella fisicamente realizzabile. Dall'altra, il consumatore, quindi noi tutti, avremo la possibilità sul nostro uh, terminale 5G uh, di. Vedere eh, più informazioni eh, posizionando semplicemente il terminale di fronte ai prodotti, eh, informazioni rilevanti per noi, magari su un menu che abbiamo selezionato noi o addirittura eh, forniti dalle case produttrici o dal punto vendita, quali la campagna è in corso in quel momento, eh, o eh, informazioni nutrizionali e così via. Quindi esperienze d'acquisto aumentate e fornitura di servizio da parte delle, delle aziende retail. Più immersive, più coinvolgenti e con la possibilità di far vedere un campionario di prodotti molto più ampio di quello che il singolo punto vendita può eh, ospitare non ho, ho citato la logistica perché quello che ho detto quello che ho anticipato sul mondo della mobilità ovviamente vale anche per la logistica eh, in spazi più ridotti quindi aree portuali, magazzini piccoli veicoli eh, veicoli quindi che si possono muovere all'interno di questi spazi per il, la movimentazione e si possono muovere in modo autonomo perché utilizzando sistemi di intelligenza artificiale e la latenza bassissima riescono a muoversi eh, in modo autonomo possono cambiare il modo in cui viene Gestito il trasferimento dei beni all'interno di queste aree, così come la consegna dell'ultimo miglio, quindi un invio fatto eh, per esempio con questi mezzi. Questo è già più. Ha già più impatto in realtà all'interno del sistema eh, delle città, quindi viene, viene sicuramente dopo temporalmente, ma invece una logistica intelligente, autonoma all'interno delle proprie aree eh, di, mh, di stoccaggio sono molto più alla portata eh, attuale di realizzazione. E poi la videosorveglianza è un altro degli elementi che riguarda un po' tutte le aziende, tutte le imprese e anche qua i sistemi di intelligenza artificiale velocemente resi accessibili ai centri di controllo consentono finalmente di superare eh, i mosaici. Che gli operatori eh, devono tenere d'occhio per intercettare possibili ehm, movimenti o eventi eh, e avere invece una segnalazione istantanea di quanto viene interpretato eh, dai sistemi ehm, automatici. Quindi su questi sono solo alcuni esempi. In realtà, se mi ehm, ne date la possibilità, eh, io vi, vi, vi racconterei con delle immagini una carrellata di altre applicazioni che possono. Possono vedere la luce, qualcuna con un pochino più di, uh, di, di sistema da adeguare, qualcun altro invece molto più discrezionale nelle mani quindi delle scelte degli imprenditori, se la regia uh, mi riesce a mandare in onda. il mi... Piccolissimo video. Bene, grazie, molto interessante il video e tutto quello che ha detto. e diciamo, Guardando questo video e le etichette delle tante diverse applicazioni, eh, appunto ci rendiamo conto di quale, come può essere pervasiva l'impatto di questa tecnologia sulla, sulla nostra vita. Lei prima citava un tema di ecosistema, di sistema e eh, quindi di eh, bisogno di eh, aziende che inizino a sviluppare applicazioni su questo, in questo ecosistema e che possano sfruttare appieno questa tecnologia. E mi chiedevo che cosa come Vodafone voi fate per favorire la nascita di questo sistema, soprattutto rispetto a aziende innovative, start-up, come diciamo, si riesce a dare accesso a questa tecnologia ad aziende anche piccole. Ma guardi, prima di rispondere puntualmente alla domanda, perché effettivamente noi abbiamo ragionato su come eh, supportare questa diffusione e innovazione, eh, ci tengo a dire che questo è un tema mh, fondamentale. L'ecosistema, il sistema eh, e anche l'innovazione del singolo prodotto eh, sulla base di una tecnologia così innovativa avviene se e solo se... E direi per la prima volta davvero nella, nella, nella storia dell'innovazione basata sulle, sulle generazioni tecnologiche, se e solo se attorno al tavolo eh, si ritrovano e contribuiscono competenze, ruoli, attori molto diversi. Questa è una tecnologia che non non può veder nascere nuove soluzioni, nuovi servizi a tavolino, da, fa, disegnate da parte di un esperto. Eh, nel, a, a me personalmente l'ha insegnato eh, questa esperienza di due anni, e mezzo, che, due anni e mezzo che abbiamo fatto con, con 38 eh, partner, eh, come dicevo prima, nell'ambito della sperimentazione sull'area metropolitana di Milano, dove... I singoli, uh, I singoli servizi, le singole soluzioni sono state il frutto di una collaborazione, di una co-creazione, posso davvero usare questa terminologia, non è, è, è uh, fittizia, non, non è esagerata, è, è davvero il sinonimo di quanto abbiamo fatto e quanto deve essere fatto per arrivare a creare servizi innovativi che usano le caratteristiche del 5G per portare benefici di efficienza e efficacia alle aziende o servizi nuovi. E utili ai cittadini. Noi abbiamo avuto attorno al tavolo sì i nostri ingegneri di telecomunicazioni, ma anche medici, abbiamo avuto biomedici, abbiamo avuto designer grafici. Eh, è necessario per davvero trasformare questa potenzialità in nuovi servizi ripensare dall'inizio, non è. Non è discrezionalmente una maggior efficienza o un servizio nuovo, è proprio un ripensamento e lo puoi fare solo se metti attorno al tavolo tutte queste competenze. Fonda questo è fondamentale. A questo punto, per stimolare eh, le varie eh, aree di competenza e i vari attori si possono trovare diversi strumenti. Noi nel giorno per giorno con i clienti lo facciamo mettendoci a tavolino eh, con, con, nei settori di, più disparati, fino al bancario, eh, ci mettiamo a tavolino e ragioniamo su che cosa davvero la tecnologia può cambiare del modo di lavorare e facciamo un disegno eh, congiunto. Con, con il mondo delle start-up che per sua natura ha questo germe, questo, questa voglia di innovare e le piccole e medie imprese che credo in Italia abbiano esattamente lo stesso tipo di eh, drive interno, quindi spinta verso eh, l'innovazione. Eh, noi abbiamo lavorato creando una call, quindi una, una, un bando, un bando eh, dedicato alle start-up piccole e medie imprese e imprese sociali che si chiama Action for 5G proprio per eh, sintetizzare in un titolo questa un po' chiamata alle armi a costruire innovazione attorno al 5G, eh, attraverso la quale eh, invitiamo eh, le piccole e medie imprese, start-up eh, di tutta Italia a candidare potenziali progetti che trasformano esistenti in prodotti abilitati a, grazie a 5G a fare un passo in avanti oppure innovazione che non può esistere se non grazie a quella banda ultralarga che, ai 10, a super, che arriverà a superare i 10 gigabit al secondo um, e, oppure eh, il, il millisecondo di latenza e su questa colla annuale siamo arrivati alla quarta edizione, noi investiamo fino a 2 milioni e eh, mezzo di, eh, di euro eh, proprio per supportare l'innovazione eh, dei, dei vincitori. È una, un percorso molto importante su cui noi investiamo eh, tutti gli anni, eh, abbiamo finanziato eh, 12 start-up eh, fino ad oggi. E la quarta edizione è aperta, le candidature si chiudono a gennaio, per cui colgo l'occasione tra l'altro proprio per invitare eh, in, imprenditori o innovatori a eh, candidare i propri progetti perché per singolo progetto possiamo arrivare fino a un finanziamento molto consistente eh, di eh, un milione di euro, chiaramente base progetto e poi soprattutto accompagniamo con la nostra competenza e il nostro eh, supporto ehm, insieme a quello di... Di partner specializzati nel supporto alle start up, perché eh, lavoriamo con eh, Venture Capital e con Polihub eh, che è l'acceleratore del Politecnico, proprio per ehm, supportare competenze tecnologiche, eh, innovazione che viene dal tessuto imprenditoriale, dalle idee che l'Italia continua a dimostrare di avere, per poi arrivare a un traguardo comune che è quello di portare questa innovazione in campo. Uh, due chicche, anche questo se mi consente, le immagini qualche volta parlano più di, uh, delle parole, uh, e chiudo uh, con questa brevissima pochi secondi di video sulla call action for 5G. Bene, grazie allora a Sabrina Baggioni sia per le cose che ha detto, per le cose che ci ha mostrato, le cose che ci ha spiegato. In effetti credo che oggi eh, è stato molto utile capire quali sono le applicazioni, i tempi del, di sviluppo di queste applicazioni, l'importanza di avere un ecosistema che faccia. Appunto, girare bene le cose in funzione di trarre il meglio di questa, di questa tecnologia. Di 5G continueremo a parlare al Festival del Futuro tra circa mezz'ora, con una nuova sessione che vedrà alcuni altri esperti eh, diciamo, approfondire proprio il tema dell'ecosistema e, del, eh, e del sistema intorno a questa tecnologia. Quindi ringrazio intanto a nome del Festival del Futuro Sabrina Pro ehm, ehm, oh, Scusate, eh, Sabrina Bragioni per il, il, il suo contributo, eh, 5G Grazie Director di Vodafone. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro.